Yoshito Watabe 29 secondi, ma Frenzel 34. Allora Frenzel lo prende subito, e a prendere Tai Kato non credo che sia un grossissimo problema per il francese. Tradotto, dovrebbe riuscire a prenderlo Kato, che ricordiamo ieri ha finito dodicesima posizione, ma sugli sci stretti insomma ha finito in 27esima posizione. Credo che dovrebbero riprenderlo abbastanza in fretta, vedere se riesce a tirarsi dietro. Tornati a Oslo, Holmenkollen, ultimi scampo di stagione per quanto riguarda la combinata nordica. 15 km Gundersen di questa finale che si è disputata in maniera diversa rispetto al format tradizionale, due gare di salto e poi 15 km anziché i soliti 10 km di gara. Si riparte da un Tai Kato che nella prima parte di questa competizione è stato quello che è andato più lungo di tutti, ha chiuso davanti a Yoshito Watabe, ancora una volta uno dei migliori nel salto, e partirà con 29 secondi di margine sul compagno di squadra. Poi Erik Frenzel, il fresco vincitore della Coppa del Mondo, 34 secondi, il gap da recuperare là davanti a Kato, e non sarà un'impresa, anzi credo che sia dovrebbe essere ampiamente alla portata per Erik Frenzel, che potrebbe chiudere la stagione di Coppa del Mondo con il settimo sigillo personale oltre al trofeo di cristallo già vinto. Poi 51 sono i secondi di ritardo che ha Mario Seidel su Kato, poi Denifel Clemensen a 1:07, Jason Lamichapuis e Akito Watabe partiranno assieme, dunque ci sarà un trenino a due fra due dei protagonisti della stagione e ovviamente della gara di ieri. Partiranno con 1:12 e 1:16 di ritardo su Kato, e rispetto a Erik Frenzel con una quarantina di secondi. Poi Biller, Bro, Jelenko, andiamo a vedere dietro fra gli specialisti del fondo, con Coxen che partirà addirittura con 3 minuti e 29 di gap, mentre Fletcher Taylor con 3:40. Questi i distacchi ovviamente per quanto riguarda i più significativi. Diciamo subito che è un discorso di successo oggi, dovrebbe essere partita fra Erik Frenzel, sicuramente Akito Watabe, Jason Lamichapuis, ci metterei dentro anche Kato e Yoshito, e poi sono curioso di vedere all'opera anche i francesi Bro e Lacroix, anche se a Bro parliamo di un paio di minuti, 1:58. Comunque andiamo a concentrarci a questo punto sulla gara, con la partenza in questo momento di Tai Kato, poi circa 30 secondi dopo partirà il più piccolo dei due Watabe, Yoshito, ricordiamo 15 km e non i tradizionali 10 km, tant'è vero che il primo intermedio anziché agli 800 metri parte adesso Erik Frenzel, dicevamo il primo intermedio anziché tradizionali 800 metri lo andiamo a prendere ai 2 km e 2, lo avremo poi il secondo ai 3 km. Pronto anche Mario Seidel che parte adesso con il pettorale numero 4, quindi Wilhelm Denifel austriaco, primo degli secondo degli austriaci a partire, poi Arvard Clemensen che non è stato così brillante nel salto, qui parte con 1:07 di ritardo, e poi Akito Watabe, Jason Lamichapuis, li vediamo lì di fianco, partito Watabe, dovrebbe esserci dietro di lui, eccolo qua, Jason Lamichapuis, faranno gara a sé per cercare di andare a riprendere
Erik Frenzel là davanti. Poi abbiamo Christoph Biller che parte con una ventina di secondi di ritardo rispetto a Jason Lamy Chapuis. Poi tocca a François Breu con quasi un po' meno di un minuto, altri 40 secondi, anzi un po' di più, per Marian Jelenko che parte con 2.29. Ovviamente a questo punto si può staccare sulla testa della corsa. Ricordiamo, non c'erano italiani in gara perché questa ultima gara di Coppa del Mondo prevedeva la partecipazione soltanto dei 30 migliori qualificati, classificati in classifica generale di Coppa del Mondo. Giornata qui a Oslo, come potete vedere, abbastanza grigia, sta nevicando, cielo plumbeo, e qua siamo con il duo Erik Frenzel. Vediamo qua il tedesco con Yoshito Watabe, sono partiti insieme di fatto i due, cercare di andare a prendere Tae Kato. Probabilmente Frenzel, se ha le giuste motivazioni, può andarlo a riprendere tranquillamente. Qui siamo proprio con il giapponese, con il suo passo, partito con una trentina di secondi, anzi un po' meno di 30 secondi, 29 secondi di margine, mentre ci avviciniamo. Ci si avvicinerà fra poco al primo intermedio, 2 chilometri di gara, anzi 2 chilometri e 2 per l'esattezza, dove c'è il primo rilevamento. Qui arrivano proprio Frenzel e Watabe, davanti Kato, qui dietro sono Seidel e Denifel. La coppia austriaca, il giovane e poi il più esperto, ovviamente Wilhelm Denifel. Certo, non è facile anche per Tae Kato far gara da solo lì davanti. Con un margine da gestire, un margine tutt'altro che semplice da riuscire a gestire. Con dietro tutto il gruppo che è pronto a inseguire. Dicevamo, ricordiamo anche un Frenzel 954 punti in classifica generale. Poi Jason Lamy Chapuis che ovviamente difenderà, cercherà di portare a casa il secondo posto. Qui però il punto è vedere quello che farà Akito Watabe, non Yoshito. Qui siamo sul Yoshito Watabe, diciamo quello che riuscirà a fare Akito Watabe nei confronti del francese, se riuscirà a portargli via la seconda piazza, la piazza d'onore, oppure il secondo posto nella classifica finale sarà del fuori classe transalpino. Probabile che, almeno da probabile che, se il transalpino tiene riuscirà a difendere il suo secondo posto alle spalle del tedesco Erik Frenzel. Qua siamo proprio con Tae Kato, tanto è aumentata la neve sul percorso, con Kato che sta facendo per il momento gara a sé. E poi vediamo, non mi sembra, intanto ho visto si è riportato sotto Denifel, sia a Erik Frenzel sia a Yoshito Watabe, ma si stanno riportando sotto a Tae Kato. Erano 30 i secondi di margine che aveva il giapponese, più staccato mi sembra Mario Seidel, infatti col pettorale numero 4 è Mario Seidel, trenino a 3 per Yoshito Watabe, poi Erik Frenzel e un tonico, almeno a vederlo qua, Wilhelm Denifel, ma ormai nel mirino c'è Tae Kato. Vediamo, ci stiamo avvicinando ai 2 chilometri e 2, sicuramente probabilmente arriverà ancora davanti Tae Kato al
rilevamento, però il suo margine ormai dai quei 30, anzi su Erik Frenzel erano 34 secondi, è completamente rosicchiato. Sta arrivando adesso, non sono 30 secondi, saranno un 15-20 secondi a occhio e croce, se non meno, con Erik Frenzel che sta dettando l'andatura. Problema, il punto è portarsi subito a riprendere il giapponese, e poi come ieri insomma ha gestito la gara. Ieri peraltro Frenzel ha adottato una tattica diversa rispetto ad altre volte, ha aspettato proprio nel finale prima di lanciare l'attacco, poi è stato impressionante proprio sull'ultimo rettilineo, quello d'arrivo, il passo che ha avuto nei confronti del giapponese andando via, viene da dire quasi in scioltezza. Allora siamo al primo rilevamento, 2 km e 2 con Kato che ha transitato, e qui saremo a un 10-15 secondi credo mal contati di margine, sono 16 secondi, quindi dimezzato. In difficoltà intanto Mario Seidel, che a questo punto dovrebbe essere nel mirino di Jason Lamy Chapuis e dell'altro giapponese Akito Watabe. Un Seidel che dovrebbe avere circa una decina, anzi un po' meno, probabilmente una decina di secondi su Jason Lamy Chapuis e Akito Watabe, che stanno facendo corsa insieme per cercare di andare a riprendere là davanti ovviamente il gruppo di testa. Vediamo anche Clemensen 1.02 al rilevamento, Harvard Clemensen, che praticamente ha guadagnato poco, un 5 secondi in questi 2 km e 2 rispetto al distacco iniziale che aveva. Qui siamo sulla salita ancora con Kato, io presumo che sia ulteriormente ridotto il gap. Il terzo intermedio lo troviamo dopo 800 metri, vale a dire ai 3 km c'è il terzo rilevamento per quanto riguarda i tempi. Dietro, eccolo qua, Erik Frenzel che sembra averne un po' più degli altri due, qui direi siamo a circa una decina di secondi sulla salita con Yoshito Watabe, poi un Denifer sempre lì, Seidel che in questo frangente non ha perso, il distacco lo sta mantenendo inalterato, ma alle sue spalle Jason Lamy Chapuis e Akito Watabe si stanno riportando sotto. Dall'austriaco sono circa una decina di secondi, pronti ad andarlo a recuperare, un po' più di un 10 secondi, in realtà sono un 12 secondi di ritardo. 3 km con il Tai Kato che ormai è braccato da Erik Frenzel, e ai 3 km probabilmente è ancora davanti con 4-5 secondi se non meno di margine, 2 secondi e 8, poi vediamo Watabe e Wilhelm Denifel, rimonta, operazione rimonta per il tedesco ormai conclusa, e a questo punto vedremo che tattica adotterà rispetto alla prova di ieri. Ci sono 5 km in più di gara da effettuare. Intanto arriva Seidel, 24 secondi con Jason Lamy Chapuis e Akito Watabe a 6-7 secondi dall'austriaco, che un po' sembra averne di meno rispetto agli altri, e ovviamente Jason Lamy Chapuis che sta facendo di tutto per deve controllare proprio quello che ha dietro, ovvero Akito Watabe, per il discorso Coppa del Mondo generale, in quanto Bernhard Gruber, Magnus Moan e Tino Edelman non costituiscono un problema per il francese. Il problema è solo Akito Watabe, ma stando così le cose, con il vantaggio che ha, il secondo posto non dovrebbe sfuggire a Jason Lamy Chapuis. Erik Frenzel dunque lo troviamo là davanti, lanciato verso il possibile settimo successo stagionale, una stagione
davvero trionfale, atleta completo a 360 gradi, perché insomma nelle due componenti è quello che perde meno di tutti, salta meglio, poi nel fondo certo non è fortissimo, non è uno dei più forti, riesce a mantenere un buon passo, non è quello di Brian Fletcher, di Taylor Fletcher, pardon, o di un Bill DeMong, che comunque rimangono ancora i più veloci del circuito, però sa difendersi molto bene e il suo vantaggio riesce a sfruttarselo bene quando comunque parte là davanti o devo andare a inseguire chi è là davanti. Intanto c'è chi si ristora, chi riesce ad approfittarne per ristorarsi. Eric Frenzel con Denifel, se non ho visto male, in seconda posizione. Seidel qua che ormai è pizzicato nelle code da Jason Lamy, Chapuis e Akito Watabe, il loro distacco però è ancora abbastanza significativo, mentre Eric Frenzel, Denifel, poi le prime due posizioni, poi abbiamo Kato e Yoshito Watabe, dovrebbe essere nell'ordine, sì, è Kato e Yoshito Watabe sulla salita. Eric Frenz, attenzione perché Willem Denifel non è tipo da farsi sorprendere, riesce a rimanergli lì incollato. Stavo guardando dietro i vari distacchi con Broad che è arrivato a 1.13, Lacroix a 1.35, poi Mohan sedicesimo, Taylor Fletcher 2.27, lo statunitense, e partiva con 3 minuti 40, pazzesco, ha già recuperato Taylor Fletcher da 3 minuti 40, è sceso a 2 minuti e 27 esattamente dopo tre chilometri, quindi grande recupero in 3 chilometri, già quasi ha recuperato praticamente piatto piatto un minuto, più di un minuto, è sceso a 2 e 27, da 3.40, 1 minuto e 20, è andato come una transiberiana Fletcher. Bene anche Grobak a 2.39, anche Jorgen Grobak partiva a 3.35, però sono lì vicini, ha recuperato tantissimo. Intanto siamo sul quartetto di testa, Eric Frenzel davanti a Willem Denifel, poi Taikato Yoshito Watabe, siamo ai 5 km, ovvero a un terzo di gara, 14 minuti per Eric Frenzel, poi Denifel, Kato e Watabe. Non so se oggi Yoshito Watabe riuscirà a tenere il passo, poi arrivano anche Jason Lamy, Chapuis, Akito Watabe e Mario Seidel che si è accodato al terzetto, che per il momento c'è un ritardo di 19 secondi, anzi quasi 20, 19 secondi e 7 è il gruppo guidato dal transalpino, e un Seidel qualche istante per noi e poi ritorniamo. Gruppo degli inseguitori si sono staccati, se ho visto bene, gruppetti a 2-2, qui sta transitando Sébastien Lacroix e se non ho visto male era in compagnia di Johannes Ruzek. Davanti non è cambiato nulla con Eric Frenzel, poi Denifel, Kato e Yoshito Watabe. Qualche, voglio vedere se riescono a tenere fino in fondo Kato e Watabe. Vediamo anche la Misha Pui, 15 secondi
di ritardo rispetto a Frenzel con Akito Watabe e ovviamente Mario Seidel, che si sta tirando dietro, e anche per questo punto la grande rimonta di Jason Lamichapuis partiva con 1 minuto e 16, è una quindicina di secondi, quindi un minuto lo ha già recuperato davanti, possono gestire. È chiaro che non ha interesse Frenzel a far arrivare sotto Jason Lamichapuis per un eventuale arrivo in volata, sarebbe ostico il francese, abbiamo visto anche ai campionati del mondo Val di Fiemme che sulle volate è uno che ne perde davvero pochissime, perché è molto quadrato, uno specialista, sa dosare molto bene le forze ed è difficile riuscire a sorprenderlo. Sei chilometri e sei. Con il tentativo di attacco di Willem Denifel su Erik Frenzel, poi Kato Watabe, ma dietro sono molto molto vicini anche Jason Lamichapuis, stanno andando, hanno un passo decisamente superiore Jason Lamichapuis, Akito Watabe e Seidel. 11 secondi, hanno rosicchiato ancora qualcosa, poi bisogna vedere quanto hanno speso in termini di energia il francese e il giapponese che partivano da dietro rispetto a un Mario Seidel. Qui si è rialzato un attimo Willem Denifel, ripassato davanti Erik Frenzel, poi il duo giapponese Kato e Akito Watabe, ma il fratello è lì ormai prossimo a 11 secondi insieme a Jason Lamichapuis, hanno un passo davvero notevole. Voglio vedere a questo punto anche la situazione per quanto riguarda Taylor Fletcher, che era davvero in grandissima rimonta. Vediamo Broad 1.08, Biller Lacroix 1.12. Rudzek 1.11. Il gap da 2.38, anche la Croix ha recuperato non indifferentemente. Clemensen, non è ancora arrivato Fletcher, e qui ormai sono tutti ricompattati con i due Watabe, rispettivamente quarto e sesto. In mezzo c'è Jason Lamichapuis, Erik Frenzel con Willem Denifel, si va a rifocillare, a bere qualcosa Willem Denifel, mentre siamo sul ponticello, discesa per Erik Frenzel, e a metà gara è ancora tutto da scoprire. Guardate, materiali ottimi credo ancora una volta per Jason Lamichapuis, che a questo punto sta cercando di giocarsi la terza posizione, ovviamente in questo frangente con il giapponese, mentre davanti Erik Frenzel, Willem Denifel, poi Kato Chapuis, Akito e Yoshito Watabe, quinto e sesto i due fratelli, settimo Seidel, che ha avuto la capacità di sfruttare, di tenersi a galla con Jason Lamichapuis e Akito Watabe, sfruttare la loro scia e rimanere lì nel gruppo. Adesso prova a uscire per rifocillarsi in qualche modo Christoph Biller, davanti a lui avete visto François Broad. Due francesi, poi il tedesco Johannes Rudzek, che si va ad alternare. Questi, per inteso, loro sono nel segmento dalla nona alla dodicesima posizione. Ci dovrebbe essere anche Arvar Clemensen,
Anzi, non è Clemensen, perché quella è una tuta austriaca a chiudere il gruppo. Credo che sia proprio Christoph Biller, mentre qua immagini per Harvard. Clemensen, il padrone di casa, lui insieme a Moran, Grobach e amico Coxlin. Coxlin che è a 2.04 in 14esima posizione, sta facendo la corsa con Magnus Moran, e Taylor Fletcher che adesso è a 2.05 dai 3.40 con cui partiva. Sedicesimo Taylor Fletcher. Vediamo se riesce ad arrivare a andare a prendere Bernhard Gruber. Eccolo lì, l'avete visto, li abbiamo chiamati, Magnus Moan dietro a Mikko Coxlin, mentre qua siamo con il tentativo da parte di Wilhelm Denifel, poi Erik Frenzel lì in mezzo, 7 km e mezzo di gara. Frenzel, Denifel, Kato, Jasola, Mishapui, Watabe, Akito, poi Yoshito, Sai, Della Croix, Ruzek e François Brod. Questa la situazione. Taylor Fletcher a meno di 2 minuti. Regia che giustamente ci va a riproporre immagini al rallentatore per i protagonisti. Prossimo rilevamento ai 9 km e 7. Momento con Wilhelm Denifel che sta tirando, si sta tirando dietro a Akito Watabe, poi Kato, Erik Frenzel, Jason Lamy-Chapuis, poi Seidel. Hanno preso qualche metro di vantaggio i due giapponesi e l'austriaco là davanti, anche se è un vantaggio di fatto del tutto apparente, quanto più o meno il passo che hanno, sono tutti sullo stesso binario. Forse sembra averne un pochino di più Denifel, e qui magari sta anche tirando un pochino il fiato Erik Frenzel, a meno che non sia veramente, inizia ad accusare veramente la stanchezza, però sta cercando ovviamente di restare inchiodato a Jason Lamy-Chapuis. Wilhelm Denifel, gara che di fatto è ancora lunga e bisogna anche dal punto di vista strategico saper dosare le proprie energie, calcolare se, come e quando eventualmente partire. Yoshito Watabe dietro a Erik Frenzel, un pochino più staccato, e Seidel che rispetto al gruppo di testa è leggermente più arretrato, ma ormai siamo, direi che sono tutti uno attaccato all'altro. Bisogna vedere su questa, al termine di questa salita, quanto avrà speso Wilhelm Denifel, che in questo caso è costretto a far la lepre, a tirarsi dietro tutto il gruppo. Johannes Ruzek in compagnia di Sébastien Lacroix. Anche qua si è allungata notevolmente, Christoph Biller più staccato al centro del gruppo, e qui Denifel con Jason Lamy-Chapuis che prova sulla destra, chiuso a sandwich praticamente. Da una parte abbiamo Akito Watabe, poi Jason Lamy-Chapuis, Yoshito Watabe, e davanti a tutti ancora Wilhelm Denifel. Per il momento Erik Frenzel rimane lì nel gruppo a chiudere questi primi. Sta toccato, è stato saltato via Ruzek e Lacroix, anche loro sono a far gara a sé. Un po' di vantaggio per Johannes Ruzek sul francese. Vediamo la situazione,
con, stavo cercando di capire, dovrebbe essere Akito Watabe. E infatti è Akito Watabe davanti a Jason Lamy, Shapui, poi Denifel, Kato. Anzi, Denifel, dopo abbiamo Eric Frenzel, poi Tai Kato. Quindi Yoshito Watabe e Seidel. Watabe e Seidel che sembrano apparentemente averne un po' di meno rispetto al trenino che li sta precedendo. Trenino ancora una volta con un ottimo Watabe. Si è svegliato nel finale della stagione. Watabe ha collezionato 4 secondi posti consecutivi, vale a dire da Almaty in poi. Ma ha infilato tutti i secondi posti, 9 km e 7. Watabe, Lamy, Shapui, Denifel e Friends, certo in volata. Se devo dirla tutta, mi prendo ancora il francese rispetto al giapponese. Ruzek e la Crua, vediamo il gap, 9 km e 7 di gara con Ruzek 49 secondi, la Crua 51, quindi siamo sotto al minuto. Hanno transitato adesso in ottava e nona posizione Watabe con Jason Lamy, Shapui. Mentre qui siamo con Magnus Mohan che ha saltato, superato Mikko Coxlin. Due norvegesi che dall'inizio della gara stanno facendo coppia, e con loro nel gruppo abbiamo anche Bernhard Gruber e poi uno scatenato Taylor Fletcher, se ho visto bene. Esattamente, dietro a Fletcher c'è anche Hideaki Nagai, ma è Taylor Fletcher, credo che anche a questo giro sia uno degli uomini più veloci in pista. 1 minuto e 40 per Taylor Fletcher, partito da 3.40, vale a dire ha recuperato qualcosa come 2 minuti. Hideaki Nagai a 1.50 per il momento, il giapponese è in sedicesima posizione. Allora qui non si schioda la situazione con Denifel che ha lasciato via libera lì davanti, e a questo momento è chiamato a tirare Akito Watabe, poi Jason Lamy, Shapui. 10 km e mezzo, ovvero intermedio 8 con Watabe, Lamy, Shapui, Denifel, Frenzel, Kato a 2 secondi, e là dietro l'abbiamo visto, dovrebbero essere in arrivo Yoshito, Watabe e Seidel, che probabilmente dovranno anche iniziare a pensare di guardarsi alle spalle. Sono 21 secondi, hanno perso davvero terreno sia Yoshito Watabe, però dietro credo che dovranno iniziare a fare i conti con Ruzek, che se non ho visto male si è perso per strada il francese Lacroix, se non ho visto male. Infatti Lacroix, che a questo punto è raggiunto dal compagno François Breu. Quindi un Ruzek che per un po' si è staccato di dosso, ci ha messo comunque quella decina di secondi, anzi un po' meno, quei 14 secondi per riuscire a lasciarsi dietro il francese, mentre davanti Jason Lamy, Shapui ha rotto gli indugi, è passato al comando davanti a Akito Watabe. Ovviamente qua siamo ancora al
rilevamento dei 10,5 km. Mikko Coxin arriva con 1,38 con Moan Fletcher. Beh, è un trio interessante soprattutto sugli sci stretti, in particolare Coxin e Taylor Fletcher. Arriva anche Bernhard Gruber a 1:51, austriaco un po' affaticato, e sulla salita Jasola Mishapui, Denifel, poi Akito Watabe, Kato che prova a attaccare Erik Frenzel nel quartetto iniziale, quartetto là davanti. Frenzel che, sono curioso di vedere se userà la tattica come ha fatto ieri di attaccare proprio nell'ultimissima parte del tracciato. Probabilmente sceglie di stare o si è accorto che non riesce a staccare di più di tanto, quindi è meglio risparmiare energie per un'eventuale volata, anche se poi l'eventuale volata bisogna sempre fare i conti con il franco americano, la Mishapui, che non è proprio semplice da battere in questo contesto, soprattutto in questa situazione. 33 minuti con ancora Jason la Mishapui, poi Erik Frenzel che a questo punto si è riportato secondo, Denifel terzo, quindi Akito Watabe, Tae Kato, Jason la Mishapui, e sulle code c'è Erik Frenzel. Frenzel sa che non può lasciare andare via il transalpino. Si stanno studiando per decidere dove partire, tanto aumenta ancora la nevicata qui a Trondheim, e il Frenzel che è tornato in questo momento lui a fare un po' l'andatura, a fare la lepre della situazione con Denifel e Jasola Mishapui. Gli si affianca Denifel, non reagisce più di tanto Erik Frenzel, lo lascia passare. E ritorniamo, credo, sulla salita, se non sbaglio. Anzi, sulla discesa. Salita e dopo. Con Frenzel, Denifel, Denifel, Frenzel, la Mishapui. Allora, la situazione è 10 km, abbiamo Coxin a 1,38 con Moan e Fletcher. Seidel si è staccato 12 km e 2. Denifel, Frenzel, la Mishapui, Watabe, Kato, Seidel, 25 secondi. Seidel che è in sesta posizione, e se dovesse terminare così per Mario Seidel andrebbe a uguagliare uno dei migliori risultati della stagione. Il miglior risultato è stato un quinto posto, se non mi sbaglio, infatti è stato un quinto posto rimediato ad Almaty in Kazakistan, e anche il sesto posto subito dopo nell'altra gara di Almaty in Kazakistan. Sempre sono i due migliori risultati della stagione per il giovane tedesco, la Mishapui, Denifel, Frenzel, poi Akito Watabe e Tae Kato. Grande gara anche di Wilhelm Denifel. Che ha portato a casa due terzi posti quest'anno a Klingenthal e poi in quel di Sochi. Tratta di una costanza non indifferente.
sono curioso di vedere nello spunto finale. Intanto Jason Lamy, Chapuis, non è cambiata molto la situazione da quando si sono ricompattati con Kato, Lamy, Chapuis, Frenzel, anzi Akito Watabe, Lamy, Chapuis e Frenzel e Denifel, che là davanti si sono alternati per giustamente andare a tirare tutto il gruppo degli inseguitori. Ci avviciniamo alle battute finali con gli atleti prossimi ai 13 km e 4. ...1.32 Fletcher, 1.31 il distacco, undicesimo e dodicesimo, Coxen in ordine, Coxen, Fletch e Magnus Mohan, poi Nagaia 2.05, l'altro Fletcher a 2.25, ovvero Brian Fletcher, saltato completamente Tino Edelman a 2.26, Kirchheisen 2.41, Jürgen Grobak a 2.42, si ripassa sul ponticello con Denifel, Jason Lamy, Chapuis, Frenzel, Akito Watabe e Tae Kato sulla salita. Vediamo se prova a dare lo strappo all'austriaco. Non è facile lasciare sul posto Chapuis, Lamy, Chapuis e Eric Frenzel, mentre vediamo anche Mikko Coxin praticamente, che verranno a incrociare il gruppo di testa guidato a questo punto da Wilhelm Denifel. 39 minuti di gara, ma manca poco al traguardo. Si arriva ai 14 km e 1, praticamente 900 metri al traguardo, con Jason Lamy, Chapuis, e credo che adesso inizieranno a fare i calcoli, a rompere gli indugi, eventualmente con Denifel, Lamy, Chapuis, Watabe, Frenzel, Kato. Frenzel da dietro prova a prendere la scia di Lamy, Chapuis, mentre Akito Watabe è in quella di Wilhelm Denifel. Sono su praticamente due binari paralleli questi quattro. Kato che va a chiudere il gruppo, ovviamente meno forte rispetto agli altri. Tae Kato, vediamo sulla discesa, si rialza, si guardano un attimo Jason Lamy, Chapuis e Wilhelm Denifel. Sulla salita non c'è stato nulla di fatto. Johannes Rudzek, se non ho visto bene, non male, a 40 secondi con Seidel, e dietro la tuta del francesi che è Sébastien Lacroix, a 14 secondi da Mario Seidel dalla settima posizione. Poi Yoshito Watabe, scivolato ormai a un minuto, non è riuscito a tenere ovviamente il passo di ieri. Yoshito Watabe era più difficile, mentre qui siamo con, ci si sta preparando per il volatone. Jason Lamy, Chapuis, Denifel che è pronto a partire in quarta. Lamy, Chapuis che prova a partire, risponde Denifel, poi Eric Frenzel sull'interno, Akito Watabe un po' più staccato, ed è Jason Lamy, Chapuis, l'uomo delle volate, quello da temere in queste situazioni. Jason Lamy, Chapuis, Denifel, poi Eric Frenzel, ne ha di più decisamente Jason Lamy, Chapuis, sembra averne di più, risponde bene Wilhelm Denifel, si gira a guardare il francese dove sono messi gli altri due, si è staccato nettamente Akito Watabe. Siamo sulla volata finale con Jason Lamy, Chapuis, Eric Frenzel prova sull'interno, poi Lamy, Chapuis, Denifel che prova dalla parte opposta a riuscire ancora, Jason Lamy, Chapuis, un copione già visto diverse volte quest'anno, e ancora Jason Lamy, Chapuis che va a vincere l'ultima gara di Coppa del Mondo davanti a Eric Frenzel e a Wilhelm Denifel, quarto Akito Watabe. Quindi Jason Lamy, Chapuis chiude la stagione di Coppa del Mondo al secondo posto,
alle spalle del tedesco, portando a casa il terzo successo stagionale. Non è arrivata la settima vittoria per Erik Frenzel, che comunque va a chiudere con un secondo posto.